Sofì, cosa hai fatto ai capelli? Buongiorno! Io sono Sofì, ciao! E sono ancora raffreddata. Non ne posso più, ancora dopo 3 giorni sono raffreddata, basta! Ma oggi è un giorno super importante, perché io mi sono decisa a tagliarmi i capelli. E non so se essere felice o triste di questa cosa. Sono felice perché li potrò gestire meglio. Ci sto mezz'ora per asciugarli. Però sono un po' triste perché i capelli... sono miei amici, sono cresciuti insieme a me e quindi ho veramente tanta paura, perché il mio parrucchiere di fiducia oggi non c'è e quindi sono costretta ad andare da un altro parrucchiere e io spero davvero che lui non mi tagli tutti i capelli. Infatti gli dirò: scusi signor parrucchiere, potrebbe accorciarmi leggermente i capelli? Non utilizzerò mica il termine tagliare, perché tagliare poi significa che lui mi fa così e mi dice: sì signorina, le piace il taglio? E io: sì. Lui non lo sa, ma mi accompagnerà lui e non sarà affatto contento di questa cosa. Appena glielo dirò, si arrabbierà, perché io gli ho detto che noi due saremmo andati al centro commerciale, però ho omesso il fatto che io vado lì per tagliare i capelli. E quindi lui si annoierà a morte e non saprà cosa fare. Vedremo la sua reazione adesso. Ecco, è appena arrivato lui. Andiamo ad accoglierlo insieme, avete sentito? No, 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 no. Sofì, 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 Sofì. Buongiorno, arrivato, bonjour, bon amour, François, Tintrotte! Tu sei pazzo! Lui, io se fossi in te non sarei così contento. Perché? Che hai combinato? Non ho combinato niente di grave, però c'è una piccola notizia che devo darti che potrebbe non piacerti. Cioè? Io ti ho detto che oggi noi due saremmo andati al centro commerciale. Sì. E tu mi hai detto: sì, ok, andiamo. Però non ti ho detto che devo andare lì per tagliare i capelli. L'ho detto. Sofì, voi ragazze per tagliarvi i capelli ci state 7 ore, 10 anni, una vita intera. Io che devo fare in quel tempo lì solo al centro commerciale? Fai shopping. Posso fare shopping veramente senza di te? Shopping per me. Ti compri le gonne, vestiti, gioielli. Lo shopping, le borse, i gioielli. Lo shopping, no, le borse, i gioielli. Io sto male. Ho ancora l'influenza. Hai l'influenza? Ho un influencer. Sono un influencer. Questa è la mia vita. È pazzo. Ciao a tutti. Dove lui? E lei Sofì. E benvenuti in un nuovo Daily Vlog. Un video al giorno per raccontarvi le nostre folle vite. Se volete entrare a far parte del Team Trote anche voi e condividere con noi queste folli giornate, iscrivetevi, cliccate il bottone iscriviti e fatelo esplodere. Quindi mia cara Sofì, fammi capire un po' come devi tagliare questi capelli. Non lo so, ho veramente tanta paura. Mettiamo caso il parrucchiere me li taglia così? Tu mi vuoi bene lo stesso? Cos'è? O così? Tu mi vuoi bene lo stesso? Con la frangetta! Fai i capelli con la frangetta! No. Wow! No, perché poi non ci vedo. Ma tu sei sicura di volerli tagliare? Sì. Mi mancheranno. Capelli! Adesso è il momento più importante. Facciamo una ripresa di come erano prima i miei capelli e poi vedrete come saranno dopo. Prima! Voilà! Mi arrivano qua. Sono lunghissimi e bellissimi. Perfetto, poi faremo il dopo. Andiamo! Arrivati, Sofì, che poveri capelli, no. Speriamo bene. Ciao. La vera domanda è: che devo fare io nel frattempo? Mio caro amico, dobbiamo aspettare. Non c'è altro da fare. Lui, ma che fai? Sofì, cosa hai fatto ai capelli? Sofì, Sofì, sei pronta per mostrarli alla camera? No, magari tra poco, quando siamo a casa. Sono cortissimi. Ah, devi dire queste cose. Sono cattivissimo, lui. Non sempre, neanche tu. Addirittura. Siete pronti per vederla? Sofì. Oh, no. Sono cortissimi, però mi piacciono. Cioè, anche se non sembro io, perché di solito Sofì con i capelli lunghi, cioè di solito facevo così e toccavo i capelli fin qui. Adesso faccio così e non tocco più niente. Però mi piacciono. Che ve ne pare? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Mi preferivate prima o adesso? Non posso più neanche mangiarli. No, infatti ho tagliati per questo, lui. No, 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 no. Comunque direi che è il momento di tornare a casa. Ale, 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 ale. Sei ancora sconvolta? Sì, lo sarò per tutta la giornata, mi sa. Sono troppo corti, guardate. E arrivano qua. E poi il parrucchiere è stato bravo, per carità. Mi aveva detto: voi tagliati fin qui. E io gli ho
ho detto sì, fin qui va bene. Ma no, fin qui, non fai così corti. Guardate che succede. Se faccio la treccia, guardate, guardate, farò ridere. Guardate che treccia è, minuscola, minuscola. Pippi calze lunghe. Prima mi arrivavano qua le trecce, ora mi arriva qua. Vabbè, Sofia, calma, calma. Neanche mi riconosco allo specchio, ma sono io? Sofia, sono io, sei sempre tu, guardati, hai gli occhi a palla come prima. In realtà il vero problema, secondo me, è che non ti riconosceranno le trote. Vero? Non ci avevo pensato. Nessuno dirà più, sei Sofì? Diranno, ma chi sei con lui? Scusa, ma dove hai lasciato Sofì? Sì, mi dispiace Sofì, ma è la dura verità. Sono diventata un'estranea nel mio corpo. So, ma che stai facendo adesso? Voglio vedere come sto, con i vari accessori. Così sto malissimo, fuori uno. Se metto il pinzettone, sto malissimo. Vediamo con la coda. Mi continua a scendere questo cosino. Prima non succedeva, prima li prendevo tutti nella coda. Più che una coda è un codino. Metodi per far allungare i capelli? Sophie, io credo che questa storia dei capelli corti stia sfuggendo di mano. Che vuoi dire? Sì, mi sfuggono di mano. Sì, io proprio non riesco a prenderli. Ma non ti preoccupare, sei bellissima così. Capisci? L'aspetto fisico non conta nulla. L'importante è ciò che hai dentro. Cioè, la persona che sei. I capelli non fanno la differenza. Tu sei sempre Sofì, la ragazza semplice e umile e carina di cui io mi sono innamorato. Però tu ti sei innamorato di me quando avevo capelli lunghi. Allora ti faccio una proposta. Andiamo a fare un giro e se incontriamo qualcuno del team Trote, vediamo cosa ne pensa e se ti riconosce. Allora andiamo. Yeah, yeah, di 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 di. Non ti avevo riconosciuto. Ma mi avevate riconosciuto. Sapete chi è lei? Sì, sapete chi sono io. Io ti adoro, sei la mia idola. Io vi metto sempre like, io sono iscritta, io commento sempre. Grazie, tu sei una trota. Yeah, yeah, nini. Ha tagliato i capelli, non è più Sofì. Anch'io l'ho tagliato l'altro giorno. Sofì, il team Trote ti ha riconosciuto perché sono fortissimi, lo sappiamo. Ma ti conosceranno proprio tutti? Buonasera, la conoscete? Sapete chi è? Come lei, lui. Lui? Io sono... Come mi stanno questi capelli? Oggi li ho tagliati. Un po' lunghi. Io prima li avevo lunghi, poi li ho tagliati. Facciamo il saluto? Yeah, yeah, nini, nini, nini. Siamo a Venezia. No, no, yeah, non è vero, yeah, è sempre nini, Sicilia. Nini. Tramonto. Lui, è un momento romantico. Ma io non sono Sofì. Ho capelli corti, scusa. Stiamo per baciare una sconosciuta. Rieccoci. Dai, sono felice, qualcuno mi ha riconosciuto. Che capellini corti. Basta, basta, dobbiamo farcene una ragione, basta. A me comunque piacciono tantissimo. Cosa sono questi telefoni che squillano? Stiamo vloggando la nostra vita, vi sembra normale? Grazie lui. Comunque noi domani voliamo a Milano. Quindi tenetevi pronti per il prossimo vlog. Iscrivetevi per entrare a far parte del team Trote. Cliccate i video che vi stanno per comparire, che sarebbero l'avventura di ieri. E noi ci vediamo domani alle ore, non lo so, per un nuovo video. Cioè, perché ogni giorno c'è un nuovo video. Ciao. So, ancora, che stai combinando adesso? È un antico metodo per far allungare i capelli. Devo soltanto aspettare. Tu sei pazza. Vai via.